Purtroppo il terrorismo non ha fede, non ha religione, il terrorismo è una criminalità contro tutta l'umanità. Non una guerra di religione, ma una diabolica strumentalizzazione della fede per giustificare la violenza più cieca. Non si stanca di ripeterlo Izzedine Alzir, imam di Firenze e presidente nazionale dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. A nome dei tanti musulmani presenti nel nostro paese, condanna i terribili attentati di Parigi. Ma è davvero necessario che ogni volta le comunità islamiche siano tenute a dissociarsi, a difendersi, a dichiarare la propria estraneità ad atti terroristici come questo? Siamo consapevoli che non abbiamo niente a fare con questi criminali, con questi terroristi, come per esempio tutti quanti noi italiani non abbiamo niente a fare con i mafiosi, ma condanniamo come un atto di responsabilità da una parte, ma per anche un atto di convivenza pacifica verso i nostri concittadini. Che veramente che tutti quanti con loro abbiamo preoccupazione, abbiamo anche paure, ma nonostante questo lavoriamo insieme per vincere queste paure e avere il coraggio di fronte a questo terrorismo. Come purtroppo dimostrano i fatti, i musulmani sono obiettivi e vittime del sedicente Stato islamico tanto quanto gli altri, un nemico comune dunque che può essere affrontato solo lavorando uniti. Questi assassini non guardano musulmano o non musulmano, abbiamo visto in questo attentato ci sono diversi musulmani dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, lo stessi francesi musulmani, vediamo cosa fanno questi criminali in Iraq, in Siria, cosa hanno fatto in questo anno altri due in Tunisia. Io credo che noi possiamo combattere questa criminalità organizzata solo lavorando insieme, non ognuno da solo, ma insieme possiamo vincere le paure e vincere anche il terrorismo.